guida che nascondeva tante insidie. Siamo partiti un po' rallentatore, poi nell'andare avanti nella partita siamo stati bravi nella gestione, abbiamo avuto il primo tempo due situazioni dove potevamo sbloccarla subito, abbiamo rischiato anche noi in una situazione dove loro sono state brave con un inserimento, il secondo tempo siamo state brave a fare gol e poi abbiamo raddoppiato da lì, l'abbiamo gestita e non c'è niente da dire, queste ragazze sono state brave, molto brave, perché non era una partita facile, era uno scontro diretto che ci permette di lavorare con più serenità, però guai a pensare di aver risolto i problemi, perché non è assolutamente così. D'ora in avanti inizia un altro tipo di campionato che nasconde tante insidie e noi dobbiamo farci trovare pronte, come siete state brave oggi, farci trovare pronte su questo campo molto molto difficile. La vittoria del gruppo è la vittoria di soprattutto delle ragazze che vanno in panchina e soprattutto quelle che vanno in tribuna. Non è facile, però queste ragazze accettano tutto e questo da parte mia è molto gratificante, perché vuol dire che c'è questa empatia tra di loro che si è creata e ripeto, questo è una cosa positiva che ci deve portare avanti da qui alla fine del campionato. Ovviamente è una bellissima sensazione, anche perché a me come difensore non succede così spesso entrare e poi segnare, quindi sì, sono importante 3 punti e per me fare un gol è sempre qualcosa speciale. Esatto, da ora in poi vale sempre non perdere punti e se iniziamo così a prendere 3 punti ancora meglio. Il gol dedico a tutte le ragazze che oggi non hanno giocato, perché secondo me è nostra forza che la panchina vive per 90 minuti o anche sulla tribuna, è sempre un supporto bellissimo e questo sarà la forza anche l'ultima 8 partite.